Quando poi si va al passato che uno, non dico che ha rimosso o dimenticato, ma proteso com'è verso il futuro, rischia di dimenticare, e se lo rivede, fa memoria di esperienze, di fatti, di persone, non può non dire grazie. Io lo sto dicendo da qualche giorno, questo grazie, lo ripeto stasera al Signore, ma poi mi corre l'obbligo anche di dover dire un grazie ulteriore, e lo dico alla comunità dell'Oasi prima di tutto, anche perché la mia vita di vescovo a Sora è intrecciata con l'Oasi Vedana, perché quest'anno, fra pochi giorni, fra un mese, faremo il decennale dell'istituzione dell'associazione di Alvito. E io credo che il Signore ha messo sulla mia strada questo gruppo di persone che io considero particolare proprietà di Maria, a cui io sono stato affidato come compagno di viaggio, come accompagnatore. E benedico il Signore per quello che siete, grazie che esistete, grazie di esistere, grazie per quello che fate, grazie anche per il sostegno che sempre avete dato a me e al mio ministero. Io quel poco che ho potuto dare e che cerco di dare è anche, vuole essere un segno di gratitudine.